Del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me. E poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi fra le tue braccia. Per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà, così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 14, 20 luglio 1922. Trovandomi nel solito mio stato, il mio sempre amabile Gesù è venuto e mi ha inabissata tanto nel suo volere che anche a volerne uscire mi riusciva impossibile. Succedeva a me come ad una persona che volontariamente si è fatta sbalzare dal suo piccolo luogo in un luogo interminabile, la quale, vedendo la lunghezza della via, di cui non ne conosce neppure i confini, depone il pensiero di rintracciare il suo piccolo luogo, ma però è felice della sua sorte, onde mentre nuotavo nel mare immenso del volere divino, il mio dolce Gesù mi ha detto: Figlia carissima del mio volere, voglio fare di te una ripetitrice della mia vita. Il vivere nel mio volere deve innestare nell'anima tutto ciò che la mia volontà fece e mi fece soffrire nella mia umanità. Non tollera nessuna dissomiglianza. Vedi, la mia volontà eterna impose alla mia umanità che accettasse tante morti per quante creature dovevano avere vita alla luce del giorno. E la mia umanità accettò con amore queste morti, tanto che il volere eterno fece tanti segni nella mia umanità per quante morti dovevo subire. Ora, vorresti tu che io segnassi la tua con tanti segni per quanti ne fu segnata la mia, affinché quante morti subì io subisca tu? Io ho detto il Fiat con una maestria e velocità insieme. Io ho detto il Fiat e Gesù con una maestria e velocità insieme ha segnato la mia con tanti segni di morte per quanti ne teneva lui dicendomi: sii attenta e forte nel soffrire queste morti, molto più che da queste morti uscirà la vita a tante altre creature. Ora, mentre ciò diceva, con le sue stesse mani creatrici mi toccava
E come mi toccava, creava il dolore da farmi sentire pene mortali. Mi strappava il cuore, lo feriva in mille modi. Ora con frecce di fuoco, ora con frecce di gelo da farmi intirizzire, ora me lo stringeva forte da restare immobile. Ma chi può dire tutto? Lo può dire lui solo ciò che fa. Onde io mi sentivo schiacciata, annientata, e quasi temevo che non avessi la forza. E lui, volendosi come riposare delle pene che mi aveva dato, ha ripreso a dire: Di che temi? Forse che il mio volere non tenga forza sufficiente per sostenerti nelle pene che voglio darti? Oppure che potessi uscire dai confini del mio volere? Questo non sarà mai. Non vedi quanti mari immensi ha disteso il mio volere intorno a te, in modo che tu stessa non trovi la via come uscirne? Tutte le verità, gli effetti, i valori, le conoscenze che ti ho manifestato sono stati mari di cui sei restata circondata. Ed altri mari continuerò a distendere. Coraggio, figlia mia, tutto ciò è necessario alla santità del vivere nel mio volere. Generare somiglianza tra me e l'anima. Ciò feci con la mia mamma. Non tollerai neppure una piccola pena, né nessun atto o bene che feci, che lei non ne prendesse parte. Una era la volontà che ci animava, e quindi quando io subivo le morti, le pene, operavo, lei moriva, penava, operava insieme con me. Nella sua anima mi doveva essere copia fedele, in modo che specchiandomi in lei dovevo trovare un altro me stesso. Ora, ciò che feci con la mia mamma lo voglio fare con te. Dopo lei metto te, voglio che sia adombrata la Santissima Trinità sulla terra, io, la mia mamma e tu. E questo è necessario, che per mezzo di una creatura il mio volere abbia vita operante sulla terra. E come può avere questa vita operante se non do ciò che il mio volere contiene e ciò che fece subire la mia umanità? Il mio volere ebbe una vera vita operante in me e nella mia inseparabile mamma. Ora voglio che l'abbia in te. Una creatura mi è assolutamente necessaria, così il mio volere ha stabilito. Le altre saranno condizionate. Oddio, mi sentivo tutta confusa. Comprendevo ciò che Gesù diceva e più mi sentivo annientare, disfare il mio povero essere. Mi sentivo tanto indegna che pensavo tra me che sbaglio che fa Gesù. Ci sono tante anime buone che poteva leggere. Ma mentre ciò pensavo in me, lui ha soggiunto: Povera figlia, la tua piccolezza vicino a me si sperde, ma così ho deciso. Dalla razza umana dovevo prenderla. Se non prendevo te, prendevo un'altra creatura. Ma poiché tu sei più piccola, ti ho cresciuto sulle mie ginocchia, ti ho nutrito al mio seno come una piccola bambina, sicché sento in te la mia stessa vita, e perciò ho fissato su di te i miei sguardi, ti ho mirata e rimirata. E compiacendomi ho chiamato il Padre e lo Spirito Santo a rimirarti ed unanime consenso ti abbiamo eletta. Perciò non ti resta altro che essermi fedele ed abbracciare con amore la vita, le pene, gli effetti e tutto ciò che vuole il nostro volere. Bene, questo splendido e profondo e intenso brano ci porta dentro il mistero, diciamo così, delle esigenze ultime, se vogliamo chiamarle così, della vita nella divina volontà. È chiaro, questo è uno di quei brani, si capisce bene, dove nella meditazione e anche nell'applicarlo quindi alla nostra vita dobbiamo evidentemente fare dei distinguo, quindi comprendere come questa creatura, la piccola Luisa, abbia avuto, diciamo così, delle peculiarità del tutto singolari, ecco, nel suo modo specifico, ecco, e come dire, archetipico, se vogliamo, per certi aspetti, di vivere la vita nella divina volontà. Ecco, però, ecco,
fermo restando, ecco, che nessuno si deve adesso spaventare, insomma, che viva tante morti quante ne ha subite Gesù sulla terra, insomma, no? Quindi c'è il pericolo che ascoltando queste parole qualcuno si terrorizzi dicendo: mamma mia, come facciamo a vivere tutte le morti che ha vissuto Gesù sulla terra? A parte che un tale pensiero, ecco, direbbero alcuni passi della Sacra Scrittura, non è ispirato a saggezza e prudenza, insomma, no? Perché quando il Signore ci dà un incarico, ci dà una chiamata, insomma, anche molto forte, ci dà anche tutte le grazie per metterla in pratica. Ecco, ci sono nella storia della Chiesa schiere di martiri che hanno veramente sofferto, se uno legge i martirologi, i racconti dei loro martiri, delle cose che io leggendole dico: ma come hanno fatto a resistere a tanti dolori, insomma, no? Quindi è chiaro che se non c'è un'azione straordinaria della grazia, uno non ce la farebbe. Ecco. C'è un principio generale nella vita interiore, e questo dobbiamo ricordarlo sempre, che Dio dà sempre la grazia sufficiente, proporzionata e necessaria ai compiti che un'anima ha. A meno che la persona non ponga ostacoli e quelle grazie non le rifiuti. Ma per quanto riguarda Dio, Lui ci dà tutto quello di cui abbiamo bisogno e tutto quello che ci è necessario. Noi dobbiamo metterci soltanto la nostra buona volontà e basta. Il resto ci pensa tutto quanto Lui, non dobbiamo. E anche lo spaventarsi, ecco, dinanzi, facciamo questa piccola premessa, insomma, perché ripeto, io non sono in grado di dire se a tutti quelli che vogliono vivere la divina volontà Dio chieda, Gesù chieda, ecco, una unione così forte. Da quello che si capisce, insomma, nel testo sembrerebbe essere una peculiarità propria di Luisa. Ecco, però c'è una cosa, e già questo è un punto di meditazione, insomma, in generale, che noi non dobbiamo avere paura delle chiamate dell'Altissimo, e di ciò dinanzi a cui ci mette di fronte. Quindi avere paura, ecco, dice: mo adesso sì, faccio questa cosa, però mo chissà che va a succedere, no? Oppure voglio dire: sì, vorrei fare questa cosa per il Signore, però se la faccio, poi tu gli dai un dito, lui si prende un braccio, poi chi lo sa che cosa mi chiederà, chi lo sa che cosa andrà a succedere, no? Ecco, questi pensieri, lo capiamo subito, che bisogna subito lasciarli da parte, insomma, no? Perché sono pensieri che certamente dispiacciono al Signore, perché non manifestano certamente quella fiducia e quell'abbandono che noi dobbiamo avere, cioè quello che il Signore ci chiede e che può essere certamente utile ai suoi disegni, è anche utile alla nostra crescita, insomma, alla nostra gloria futura, alla nostra santificazione sulla terra, e di questo non dobbiamo dubitarne, cioè Dio non ci mette mai, 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 mai in condizioni, come dire, di stare male al fine di stare male. Questo lo fa il diavolo, questo qui. Il diavolo vuole fare soffrire le persone per il godimento di vederle stare male. Dio non è così, assolutamente, insomma. Sappiamo che Dio, se avesse, tra virgolette, potuto, la sofferenza non ce l'avrebbe neanche fatta conoscere, perché questi erano i suoi disegni sull'umanità. Adesso ce la fa conoscere, ma non per il godimento di farci soffrire, ecco, ma perché alcune sofferenze, alcune prove, alcune tribolazioni sono necessarie per noi, e a seconda poi del compito che noi abbiamo nei suoi disegni, per noi e per l'adempimento di questi suoi disegni, altrimenti non esisterebbero tante cose, no? Ecco, quindi noi viviamo adesso qui in una condizione differente da quella che Dio avrebbe voluto e che avrebbe pensato, e questo dobbiamo sempre ricordarlo. Nei giorni scorsi, in una catechesi, insomma, sulla figura della Madonna, negli scritti di Maria Valtorta, c'erano dei passaggi, no? Importanti. Solo la Madonna non ha mai deluso le aspettative di Dio, noi le abbiamo deluse, che purtroppo in Adamo ed Eva, di cui si parla tanto in questi scritti, ci sono stati dei problemi. Cioè, le cose non sono andate come Dio avrebbe voluto, certamente Lui ha subordinato
alla libera volontà umana da tante cose, ma la libera volontà umana si è mossa malamente. La storia sarebbe dovuta essere un'altra cosa. Io personalmente credo che nella infinita intelligenza divina, che afferra e comprende e conosce non solo ciò che è, ciò che è stato e ciò che sarà, ma anche ciò che avrebbe potuto essere, che potrebbe essere, che potrà essere, che non sarà mai, io credo, e a me sinceramente non dispiacerebbe affatto, anche se forse è meglio vedere queste cose dall'altra parte, perché qui forse moriremmo di dolore, credo che non è escluso affatto che il nostro Signore, quando si arriverà dall'altra parte, ci faccia vedere un bel film, ecco, in 4K, dove si vede la storia dell'umanità come sarebbe stata senza il peccato originale. Come sarebbe stata? Ecco, quindi questo, sono tutte tante queste piccole premesse per dire, ecco, anche quando sentiamo queste cose, vorresti tu che io segnassi la tua umanità con tanti segni, per quanti ne fu segnata la mia, affinché quante morti subì io subisca tu, no? Noi sappiamo che Gesù ce lo dice nelle ore della passione, insomma, no? Cioè, che moriva ogni secondo, quindi è una cosa allucinante, insomma, no? Quello che la divina volontà faceva vivere in lui a nostro beneficio. Ecco, ed è importante vedere la reazione immediata di Bisa, cioè il suo imbarazzo, attenzione, non deriva dalla paura di soffrire, No, ma deriva dal senso di indegnità, che dice in maniera infantile, Gesù non se ne è neanche presa, dice, tu ti sbagli, Gesù, a eleggere una come me. No, questo non si può dire a nostro Signore, perché il nostro Signore non si sbaglia nelle scelte che fa. Certamente possiamo dire, Signore mio, come disse San Pietro, allontanati da me che sono un peccatore, ecco, ma non che se è sbagliato, no? Però Gesù certamente capisce il modo, come dire, umile, gentile, grazioso, no? Certamente Luisa non voleva andare a dire al Signore che si sbaglia proprio in senso stretto, no? Era semplicemente mossa da quel senso di piccolezza che poi è stata la causa, tra l'altro, della sua elezione, come Gesù spiega. Quindi Luisa non si tira indietro, perché appena Gesù gli dice così, voglio fare di te una ripetitrice della mia vita, perché il vivere nel mio volere deve innestare nell'anima tua tutto ciò che la mia volontà fece e mi fece soffrire nella mia umanità. E la mia volontà eterna impose alla mia umanità che accettasse tante morti per quante creature dovevano aver vita alla luce del giorno. Cioè, capito? Cioè, noi adesso sulla Terra ci sono 6-7 miliardi di persone, ma non è che sono l'unico che ci stanno. Quindi 6-7 miliardi di persone devono morire, d'accordo? E sono, quindi vuol dire 7 miliardi di morti si è vissuto Gesù, minimo, d'accordo? Considerando soltanto quelli che adesso nel 2019 sembra che siano gli esseri umani viventi sul pianeta Terra, e tutti gli altri che ci sono stati e quelli che ci saranno, quanti miliardi di morti avrà vissuto nostro Signore Gesù Cristo? Beh, attenzione, miliardi di morti, qui sarebbe da metterci con la calcolatrice, no? Lui ci ha avuto 33 anni di vita, quindi 33 anni di vita, quanti giorni sono? Quante ore sono, quanti minuti sono e quanti secondi sono? Ecco, bisogna vedere se quei secondi di vita se l'è cavata con una morte al secondo. Adesso mi si perdoni, insomma, però questo è così, questo qui, quindi era comunque veramente molto molto impegnativo, e lui si è detto il fiat, questa è la cosa sorprendente. Ora, ripeto, a noi probabilmente Gesù non ci chiederà di vivere tutte quante, di morire tutte le morti che lui ha vissuto, no? Ci chiederà quello che la sua sapienza reputa buono chiederci, è solo che bisogna vedere come noi ci muoviamo dinanzi alle sue richieste. L'altra notte, per chi ha seguito, tra quelli che seguono queste meditazioni, la veglia di preghiera del sabato sera, c'era un brano veramente stupendo,
tratto dal volume 30, e oltremodo illuminante, dove però Gesù parlava, lui lo chiama il sacrificio prolisso, quindi un grande sacrificio, e spiega che la vita nella divina volontà, e questo purtroppo vale per tutti, mi dispiace, insomma, su questo forse tante morti quante ci ha avuto Gesù valeva solo per Luisa, ma questo vale per tutti. Quando voglio dare un bene grande, dice Gesù in questo brano, che è del volume 30, do croce nuova e voglio sacrificio nuovo e unico, croci nuove e sacrifici non mai ricevuti, per poter trovare pretesti, appoggio, forza, monete sufficienti per farsi legare, e catena lunghissima per farsi legare da una creatura. Quando vogliamo dare un bene grande universale nel mondo, il segno certo è chiedere da una creatura un grande sacrificio e la prolissità in esso, quindi non solo un sacrificio grande, ma un sacrificio continuato nel tempo. Ecco, quindi su questo non bisogna avere paura, non bisogna avere paura, perché quando Gesù chiede è sempre per dare, cioè Dio non ci toglie nulla, non ci toglie né la vita, né la gioia, né la felicità. E tanto per far capire, è come se uno facesse un investimento, d'accordo? Tu ti spogli di tutti quanti i tuoi beni, li metti in banca, perché? Non è che tu quei soldi li butti o li perdi. Ecco, con Dio facciamo così. Gli investimenti sono tutti a capitale garantito, perché tutto quello che tu gli dai, stai tranquillo che non lo perdi. Ma ti ritorna molto di più, e anche i tassi, cioè questo Gesù lo spiega nel Vangelo, dice che chi ha lasciato questo o quell'altro riceverà 100 volte tanto in questa vita e nel secolo futuro la vita eterna. Quindi quando Dio chiede, non dobbiamo dare retta ai fischi del diavolo, dice: ah, Dio è cattivo, Dio ti toglie le cose, Dio ti vuole fare soffrire, Dio ti vuole togliere la gioia, Dio vuole togliere i piaceri, Dio vuole togliere i divertimenti, invece te li do io, lascialo perdere, vieni con me. Questa canzone che adesso sto declinando, insomma, in maniera molto molto spiccia e grossolana, è il diavolo, la sussurra dentro le orecchie degli esseri umani tutti i giorni, dalla mattina alla sera. Deve fare in modo che le nostre orecchie siano chiuse però a queste sciocchezze. Dio non c'ha bisogno di nulla, Dio non ha bisogno di nessuno dei miei sacrifici, zero, né dei tuoi, di nessuna croce che ho, di zero, d'accordo? Quindi quello che chiede, quello che vuole, e a volte dice, con le stesse mani grigie mi truccava, mi strappava il cuore, lo feriva in mille modi, con frecce di fuoco, con frecce di gelo, me lo stringeva, chi può dire tutto? Quindi nostro Signore, insomma, se ne può inventare anche di abbastanza interessanti, insomma, per quanto riguarda le croci, ma questo è sempre finalizzato al nostro bene. Ecco. E il momento in cui Luisa un pochino tituba, si sente un po' schiacciata, Gesù subito interviene, dice: di che temi? Forse che il mio volere non tiene forza sufficiente per sostenerti nelle pene che voglio darti? Ma vogliamo scherzare? I martiri, cioè, sono la testimonianza vivente, come accennavo prima, ma ce ne stanno milioni di martiri, ma guardate, alcuni veramente, se uno legge il martirologio del 62, si trova online, lo scarichi e lo legge quotidianamente, ma delle volte ci stanno dei racconti che io, insomma, mi viene da dire, a chi piacciono i film degli orrori, trovasse un buono sceneggiatore, gli dia un pochino di quelle cose lì e cominciassero a fare film che sono film purtroppo dell'orrore, sulla vita dei martiri. Certo, sono film dell'orrore il cui, come dire, sottofondo è meraviglioso, d'accordo? Perché sono canti di gloria per questi grandi fratelli e sorelle che hanno dato la vita per il Signore, ma quello che gli hanno fatto ad alcuni, ma soltanto a leggerlo uno, come dire, si terrorizza, si dice: ma questo come ha fatto? Questa come ha fatto? Strappate le unghie, strappate gli occhi, tagliate le mammelle alle bambine, strappate quelle cose, scarnificate i fianchi. A uno l'altro giorno ho letto che gli avevano scorticato vivo e che gli si vedevano le viscere, insomma, cioè delle cose allucinanti proprio.
E chi gli era data la forza a questi? È certo che gli era data il nostro Signore, ma come fa un essere umano a, come dire, poi in forza della fede, d'accordo, quindi a soffrire, cioè in vista di una cosa che tu ci credi, ma non è che, cioè, che capito, in paradiso non c'è stato mai nessuno, insomma, prima del tempo a raccontare com'è, sì, qualche santo, insomma, no, ci capiamo, insomma, il senso di quello che sto dicendo, no? Il martire sostenuto per la fede e con la fede. Ecco, quindi Dio non mancherà mai. E che cosa spiega Gesù? Attenzione, per Luisa in particolare, bisogna cogliere alcuni passaggi. Dice: coraggio, figlia mia, tutto ciò è necessario alla santità del vivere nel mio volere. Attenzione, generare somiglianza fra me e l'anima. Ciò feci con la mia mamma, attenzione, perché la Madonna, questo l'ho vissuto in maniera perfettissima, e che cosa dice? Non tollerai neppure una piccola pena, né nessun atto bene che feci, che lei non ne prendesse parte. Capiamo perché? Che cos'è in due parole la vita della Divina Volontà? L'abbiamo detto tante volte, è vivere la vita di Gesù. O vivere la vita di Maria, perché l'Ave Maria ha vissuto la vita di Gesù, è stata la prima copia perfetta, la prima ripetitrice perfetta, per usare il termine di Gesù, di quella che è stata la sua vita. Ora, fino a che grado, insomma, il nostro Signore ci spingerà alla condivisione della sua vita passo passo? E questo io non so mica dirlo, non lo so né per me, né per le persone comuni, cioè questo lo sa Gesù. Certamente questo dipende anche da quanto il nostro fiat sia incondizionato, no? E tante volte io ho detto, qualcuno mi è arrivata qualche email che si spaventa, ma ancora torniamo alla di che temi, d'accordo? Di che cosa c'hai paura? Cioè, nel senso che a livello di offerta, a livello di disposizione, in quel brano del trentesimo volume che abbiamo letto sabato scorso, Gesù racconta il sacrificio di Isacco, da parte di Abramo. Dice: gli ho chiesto una cosa che non ho chiesto mai e che non avrei richiesto mai più a nessuno, cioè da ammazzarmi il figlio. E ci ha spiegato anche perché, avendo fatto questa cosa, lui ha comprato, tra virgolette, da Dio la venuta del Messia sulla terra, del Redentore. E infatti la promessa del Redentore è stata fatta da Abramo. Quindi quel sacrificio era necessario alla discesa del Verbo sulla terra per compiere l'opera della redenzione, e Abramo l'ha fatto. Quindi, che cosa vorrà il Signore da me? Io questo non lo posso sapere in anticipo. Posso però in anticipo dirgli: può darsi che tu non voglia quasi nulla da me, può darsi che io sono talmente debole, talmente povero, che tu mi vedi, Signore, che non sono in grado manco di sostenere 5 kg di peso sulle spalle, figuriamoci se potessi portare una croce di 100 kg come era la tua. Questo il Signore lo sa quello che ci può chiedere, lo sa quello che possiamo dare, lo sa anche qual è il nostro compito nell'ordine del creato, nell'ordine della storia della salvezza, nell'ordine del cosmo, che è il tuo, ed è, d'accordo, il massimo tuo non è il massimo di un altro, è il massimo tuo, è quello che il Dio ha pensato per te, che può essere molto grande o può essere molto piccolo, questo non ha nessunissima importanza. L'importante è che il nostro fiat sia un fiat detto realmente col cuore. Questo Dio lo vede, perché noi non possiamo ingannarlo. Cioè Dio lo vede se quando tu gli dici: Signore mio, va bene, fiat, io posso anche averci tutta quanta l'umana paura che la supero per la tua fedeltà che vuoi, però ti dico che per quanto sta in me, eccomi, fiat, fai quello che vuoi. Ma veramente però, poi però attenzione, quando il nostro Signore ce la viene a chiedere qualche cosa, non possiamo poi fare come i bambini piccoli che cominciano a sbraitare, a piangere, a lamentarsi, d'accordo? Ecco, e dobbiamo invece ricordare, quando arrivano poi i momenti dove il Signore se lo prende qualche cosa di quello che gli abbiamo dato, dire: eccomi qua, Signore, benissimo, te l'avevo offerto, ora dammi la grazia di compiere bene, dignitosamente, insomma, questa offerta, lieto del fatto che tu, ecco, mi onori di tutto questo, e certo che tutto questo è sempre per il mio bene.
Quindi questa è anche, io tante volte, insomma, cerco di dirlo a me, anzitutto, e poi di dirlo a tutti, questa è la vita soda, solida nella divina volontà. Quindi non limitata soltanto a forme, pratiche, pure importantissime, preghiere, eccetera. Ma è questa adesione sostanziale che ci porta a conformare sempre più perfettamente la nostra vita a Cristo, perché in questo consiste la santità. In questo ha sempre consistito, in questo sempre consisterà. Ecco, ripetitori e ripetitrici della vita di Gesù. Tanto qua, nella misura in cui lui, che non ce lo dobbiamo certamente spiegare noi, sa che possiamo condividerla. Fino al punto in cui lui sa di poterci far arrivare. Bene, Santissima Vergine Maria, come te, ripetitori e ripetitrici della vita di Gesù. Questo desideriamo con tutto il cuore. Questo realmente ti chiediamo di aiutarci a vivere senza avere remore. Ho paure di nessun genere. Possa la divina bontà, ecco, farci comprendere davvero che il Signore non ci chiede nulla in senso stretto, ma tutto vuole darci nella misura in cui apriamo però incondizionatamente il nostro cuore a Lui e alla sua santa, benedetta e sempre salvifica azione. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Fiat Ave Maria.